10 passi per pianificare il tuo viaggio al meglio. Passo numero 2. Benvenuti viaggiatori, sono Martina, ben arrivati sul mio canale. Questo filmato fa parte dei 10 passi di come pianificare il tuo viaggio. Perché si sa, organizzare un'avventura indimenticabile richiede una preparazione accurata e dettagliata, con un pizzico di flessibilità. Nel capitolo di oggi affronteremo la scelta delle date del tuo viaggio e la durata approssimativa dello stesso, passaggi cruciali nella pianificazione del tuo itinerario. Questi elementi influenzeranno direttamente la tua esperienza di viaggio, dalla flessibilità nelle attività al bilanciamento tra destinazioni. In questo capitolo cercherò di aiutarvi a rispondere alle domande che dovreste porvi per trovare le date e la durata giusta del vostro viaggio, ma vediamo gli interrogativi giusti da porsi. Per la data, temperature calde, fredde o mite per determinare la durata minima del tuo viaggio. Cosa vuoi vedere, visitare o fare? Gli spostamenti sono brevi o lunghi? Ed ora vediamo 5 punti da affrontare che ti aiuteranno a rispondere a queste domande. 1. Ricerca della stagione perfetta. Quando si tratta di pianificare il viaggio ideale, la scelta della stagione gioca un ruolo importante per determinare l'esperienza complessiva. Considera attentamente la stagione desiderata, poiché questa influenzerà il tipo di attività disponibile e l'atmosfera generale del tuo luogo che desideri visitare. Vediamo nello specifico. Stagione desiderata. La stagione desiderata varia a seconda delle tue preferenze e delle attività che desideri svolgere durante il viaggio. Potresti optare per l'estate per goderti le spiagge bianche dal sole o l'inverno per avventurarti sulle piste nevate per emozionanti attività sulla neve. Le stagioni intermedie, come la primavera e l'autunno, offrono un clima più temperato e sono perfette per dedicarsi a passeggiate panoramiche e visite culturali senza gli eccessi di caldo estivo o il rigore dell'inverno. Eventi speciali. Non dimenticare di controllare la presenza di eventi speciali, festival o manifestazioni locali durante le date considerate per il tuo viaggio. Questo aspetto è importante per due motivi principali. Da una parte, la partecipazione a eventi locali può arricchire notevolmente la tua esperienza, consentendo di immergerti nella cultura e nelle tradizioni del luogo in modo più autentico e coinvolgente. D'altra parte è importante considerare che durante eventi particolari potrebbe esserci un aumento del flusso turistico. Ciò potrebbe comportare un aumento dei prezzi e una riduzione delle disponibilità d'alloggio, oltre a un generale aumento del traffico delle zone interessate dagli eventi. Pertanto è consigliabile pianificare con attenzione e prenotando in anticipo per evitare gli inconvenienti durante il viaggio. 2. Valutazione del tempo a disposizione e degli obiettivi del viaggio. Prima di immergerti completamente nella pianificazione del tuo viaggio, è essenziale valutare due fattori: il tempo a disposizione e gli obiettivi del viaggio. Questi elementi influenzeranno significativamente la durata e l'intensità del tuo itinerario, assicurandoti di ottenere il massimo dalla tua esperienza di viaggio. Vediamole in dettaglio. Tempo a disposizione. Inizia valutando attentamente il tempo che hai a disposizione per il tuo viaggio. Se le tue ferie sono limitate, potresti dover ottimizzare l'itinerario per sfruttare al meglio ogni singolo giorno. In questo caso potrebbe essere necessario pianificare con precisione le attività e le destinazioni da visitare, privilegiando le esperienze più significative e rilevanti per te. Obiettivi del viaggio. Rifletti sui tuoi obiettivi per questo viaggio. Per approfondire ulteriormente l'aspetto dell'obiettivo, ti invito a visionare il filmato dedicato proprio a questo capitolo, che ti fornirà preziosi consigli. Prima di proseguire con la pianificazione del tuo viaggio, ti invito, se ancora non l'hai fatto, ad iscriverti al mio canale e ad attivare la notifica cliccando sulla campanella, in modo da non perderti nessuno dei miei filmati dedicati alla scoperta del mondo. Ed ora passiamo al terzo punto. Bilanciare destinazioni e attività. Per garantire un viaggio ben strutturato e appagante, è fondamentale bilanciare le destinazioni e le attività in modo accurato. Questo ti consentirà di ottimizzare il tempo a disposizione e di massimizzare l'esperienza complessiva del viaggio. Ecco alcuni suggerimenti pratici per farlo. Tempo di ciascuna destinazione. Inizia suddividendo il tempo a disposizione tra le destinazioni pianificate. Ad esempio, se disponi di 10 giorni di viaggio, potresti dedicarne 4 a una città culturale ricca di monumenti e musei, 3 a una località balneare per rilassarti sulla spiaggia e goderti il mare e 3 giorni a una zona di avventura per escursioni in montagna o attività all'aria aperta. Flessibilità. Ricorda di mantenere una certa flessibilità nel tuo itinerario per adattarti a imprevisti o scoperte dell'ultimo momento. Potresti trovare luoghi o attività interessanti durante il tuo viaggio che desideri aggiungere al tuo programma originale.
Inoltre, il clima potrebbe non essere come previsto, costringendoti a modificare la tua attività pianificata. In questi casi è importante essere pronti a modificare il piano e adottare una strategia alternativa per garantire un viaggio piacevole e soddisfacente. 4. Pianificazione dell'attività. Una volta stabilita la destinazione e bilanciate le attività, è ora di pianificare le attività specifiche da svolgere durante il viaggio. Questo ti aiuterà a massimizzare il tuo tempo e a garantire un'esperienza completa e soddisfacente. Ecco come farlo. Attività principali. Inizia identificando le attività principali che desideri svolgere in ciascuna destinazione. Assicurati di includere una varietà di esperienze che soddisfino i tuoi interessi principali e quelli del tuo gruppo, se stai viaggiando con altri. Tempo libero. Riserva anche del tempo libero durante il tuo itinerario per esplorare senza una programmazione rigida. Questo ti permetterà di seguire il flusso del viaggio, di adattarti alle sorprese del momento e di dedicarti ad attività spontanee che potrebbero emergere lungo il percorso. 5. Considerazione sui tempi di spostamento. Quando pianifichi il tuo viaggio, è fondamentale tenere in considerazione i tempi di spostamento tra le destinazioni previste nel tuo itinerario. Questo ti aiuterà ad organizzare al meglio il tuo tempo e a evitare sorprese indesiderate lungo il percorso. Ecco alcuni suggerimenti pratici da seguire. Tragitto casa, prima tappa del tuo viaggio. Valuta attentamente la distanza ed il tempo necessario per raggiungere la prima tappa del tuo viaggio, partendo da casa tua. Se il tragitto è molto lungo, potresti dover dedicare un giorno intero solo per il viaggio, specialmente se prevedi di utilizzare mezzi di trasporto come treni, aerei o autobus. Distanza tra le destinazioni. Prima di fissare la durata della tua tappa, valuta la distanza tra le varie destinazioni incluse nel tuo itinerario. Se prevedi spostamenti significativi, ad esempio da una città a un'altra o da una regione all'altra, tieni presente che potrebbero essere necessari tempi di viaggio più lunghi del previsto, facilità di trasporto e traffico. Oltre alla distanza fisica, considera anche la facilità di trasporto e il livello di traffico lungo il percorso. Ad esempio, se prevedi di spostarti in una grande città durante le ore di punta, potresti dover affrontare ingorghi stradali o ritardi nei trasporti pubblici che potrebbero influenzare i tuoi tempi d'arrivo. Sperando che questi 5 punti ti possano aiutare nella ricerca della data e del periodo perfetto per il tuo viaggio, ti saluto e ti aspetto al prossimo capitolo. E mi raccomando, se già non l'hai fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti neppure un mio filmato. Alla prossima, Martina!